Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato, come faccio per tutta l'estate, a un disco per l'estate. Questa rassegna musicale importantissima che fra l'altro a metà degli anni 90 riprende il suo antiquissimo nome, che era Un disco per l'estate, abbandona anche il San Vincent perché dall'anno precedente, ecco, la manifestazione si tiene a Riccione e quindi praticamente cambia nuovamente i suoi connotati. Oggi sono qui per raccontarvi un altro capitolo di questa storia che si concluderà nel 2003, dedicata a Un disco per l'estate, iniziata come ricorderete nel 1964, e oggi sono qui per raccontarvi il disco per l'estate nell'edizione del 1995. Quindi buona visione e benvenuti sul mio canale. Nel 1995 la rassegna Un disco per l'estate passa dalla Rai a Canale 5, ma le vetrine radiofoniche di preselezione delle canzoni in gara per la categoria giovani vanno in onda sulla Rai. Questa è la stranezza, penso sia anche una delle poche volte, forse l'unica volta, in cui la radio della Rai promuove delle canzoni che poi in realtà vanno per una trasmissione Mediaset. E non soltanto Radio 2 della Rai appunto farà queste vetrine dedicate al disco per l'estate per selezionare appunto i giovani che poi arriveranno in finale, ma anche Radio Dimensione Suono. Ognuna delle due emittenti propone 8 giovani ai propri ascoltatori che danno la loro preferenza votando telefonicamente. Questo diciamo che è quello che succede all'interno del disco per l'estate delle canzoni in gara. Ci sarà una gara che interesserà esclusivamente i big e una gara che interesserà esclusivamente le nuove proposte. Quindi Un disco per l'estate, questa maratona musicale di grande tradizione che da sempre appunto decreta grandi successi estivi, nell'anno del 95 approda quindi per la prima volta a Canale 5 e lo fa il 28 di giugno e il 30 giugno in diretta alle 20:40. La coppia formata da Gigi Sabani e Paola Barale, in diretta dal piazzale del Porto di Riccione, saranno i presentatori di questo appuntamento estivo e presenteranno 12 cantanti in gara fra i big e poi le 8 nuove proposte. Ci saranno anche tanti ospiti internazionali che poi vi elencherò, tanti ospiti italiani anche che presenteranno le loro canzoni. La trasmissione, oltre alla gara, che appunto promette di lanciare nuove canzoni per l'estate, prevede anche momenti unici con personaggi dello spettacolo importanti come Alberto Castagna, Pamela Prati, la Clarissa Barth, Luana Colussi, ci sarà Antonella Elia, Corrado Tedeschi, Simona Ventura, i 3-3, Pamela e le ragazze di Noella Rai, che faranno vari pezzi evergreen della canzone italiana. E poi ci saranno anche artisti del passato che si presenteranno per riproporre vecchie canzoni o nuove canzoni del loro repertorio. Ci sarà anche un'orchestra che sarà diretta dal maestro Maurizio Bassi in collegamento dall'Acqua Fan di Riccione. Ci sarà anche una giuria di giovanissimi che sarà capitanata questa volta da Fiorellino, cioè Beppe Fiorello, che eleggerà la canzone Regina Evergreen, va bene? Questo sarà tutto quello che succede all'interno del disco per l'estate. Non sappiamo quale sarà la canzone Regina Evergreen, questo non me l'hanno segnalato, non ci sono pagine che ne parlano, però posso parlarvi di quali saranno i big in gara, le nuove proposte, tutti gli ospiti italiani e internazionali che adesso vi dirò. Senz'altro per il grande successo di Please Don't Go, stasera ci canta Dancing with Angel e con noi W. Gli artisti big in gara per il disco per l'estate del 1995 sono veramente misti ed è stranissima questa lista, ragazzi, se adesso ve la racconto, ma una lista che non ha né capo né coda perché racchiuderà tanti artisti in gara misti, cioè ci sono artisti internazionali, artisti che fanno musica dance, altri che propongono canzoni italiane, è veramente un grande mescolone
di artisti che però concorrono tutti per vincere il disco per l'estate del 95. Ci saranno gli Articolo 31, canteranno Oi Maria, Mauro Repetto, l'altro componente degli 883 che nel frattempo si sono sciolti, cioè nel senso Max Pezzale ha iniziato la sua carriera da solista e anche Mauro Repetto inizia la sua carriera da solista e la fa con una canzone che si intitola Baciami Qui. Ci sarà Samuele Verzani per cantare il capolavoro Spaccacuore, Scialpi che ritorna per cantare Che per amore fai, molto bella fra l'altro. Ci sarà Corona in gara con Baby Baby, Whitfield con Think of You, ci sarà in gara anche Hathaway con Fly Away, gli Everteen Bad Girl canteranno Missing, W con Dance with an Angel, Capitan Hollywood con Animals or Human, Tullio De Piscopo in gara con Ciapa Ciapa e gli Stadio che arriveranno in gara con Canzone d'amore sprecato. Questi sono gli artisti in gara per un disco per l'estate, veramente molto molto misti, ma a vincere fra i big saranno gli Articolo 31, vinceranno con la canzone Oi Maria. Per quanto invece riguarda le nuove proposte, che saranno 8 e saranno promozionate da Radio Dimensione Suono e da Radio Rai 2, non abbiamo l'elenco completo, ma sappiamo quali sono di questi 8 ad arrivare in finale, cioè soltanto in 2 arriveranno in finale. Uno sarà il gruppo degli Oro, che canteranno Vivo Per, la prima versione, ecco, degli Oro di Vivo Per Lei, e poi un certo Leo Verde con la canzone Donne le Donne. A vincere nella categoria delle nuove proposte sarà proprio quest'ultimo, cioè Leo Verde con Donne le Donne. Gli ospiti italiani del disco per l'estate, cioè coloro che si presentano con i loro progetti ma non sono in gara ma faranno soltanto le ospitate, saranno veramente dei nomi fantastici. Ci sarà Marco Masini che presenterà dall'album Il Cielo della Vergine la canzone famosissima che è Bella Stronza. Ci sarà anche Giorgia che canterà da Come Thelma e Louise, un disco eccezionale, una canzone di Panceri, C'è da fare, e Lorella Cuccarini che ha debuttato come cantante al Festival di Sanremo proprio in quell'anno, ha inciso un intero album che si intitola Voglia di fare e da questo album estrarrà una canzone per l'estate che si intitola Portami via. Ci sarà anche Fiorello che in coppia con Fiorellino canterà una canzone che si intitola Bonne Franchette all'interno dell'album Finalmente tu, quello che racchiude appunto la canzone di Sanremo. Ci saranno anche i Pooh, canteranno Buonanotte ai suonatori. Ci sarà Pamela Petrarolo che con le ragazze di Noella Rai presenterà un mixage di grandi successi anni 60. Ci sarà Dino, mitico Dino della musica anni 60, che canterà una canzone che si intitola Sola. E poi come ospite italiano ci sarà anche Riccardo Folli, la canzone che canterà si intitola Monica. Per quanto invece riguarda gli ospiti internazionali, saranno veramente quasi tutti dance, e ci saranno i Typical che canteranno The Color Inside, di Usura e Idatura con Infinity, Los del Mar con Macarena, Alex Party canteranno Rope Me Up, ci sarà anche Mauro Pilato e Max Monti, The Elastic Band con Ventura Highway, DJ Flash con Amate Amame e i Ciao Mamma che canteranno El Nueve Meneito Bip. Ci sarà anche Bobby Brown con To Can Play That Game, Boy George che ritorna da solista con Adore e Tina Arena canterà il grande successo che era già uscito l'anno precedente nel suo paese, che è l'Australia chiaramente, ma arriva in Italia soltanto nel 95. La canzone è bellissima, si intitola Chains. La classifica dei dischi più venduti da questo disco per l'estate del 95 è ricchissima di canzoni, sono tantissime le canzoni in classifica. Chiaramente siamo nel pieno degli anni 90, c'è veramente un boom della musica dance in versione house non indifferente, e cioè la classifica è veramente piena anche di compilation che racchiudono questi grandi successi di questo genere musicale. Anche CD single però ne risentono, perché la maggior parte di questi CD single sono quasi tutti molto molto dance, perché siamo negli anni 90 in pieno completamente. Allora, il disco più venduto da un disco per l'estate del 95 in CD single sarà quello dei Typical, la canzone The Color Inside, che sarà il secondo singolo più venduto
avuto in Italia del 95. Al numero 3 ci saranno gli Everteen Bad The Girl con Missing, al numero 8 la canzone di Corona Baby Baby, al numero 13 Dancing With An Angel di W e al numero 20 c'è Rock Me Up, il disco di Alex Party, al numero 22 Infinity, Usura e Datura, al numero 32 Two Can Play Dead Game di Bobby Brown, al numero 44 Mauro Pilato, Max Monti con Clap Clap e al numero 48 Think Of You di Whitfield. Infine al numero 65 c'è Fly Away, il disco di Hathaway. Non c'è neanche una canzone italiana in tutto ciò, anche se molte canzoni che appunto vi ho nominato hanno una produzione comunque italiana, anche se cantate ovviamente in lingua inglese. Per quanto invece riguarda i CD album da questo disco per l'estate, il più venduto sarà quello di Marco Masini, e sto parlando dell'album Il Cielo della Vergine, che sarà il più venduto, al numero 19 fra gli album più venduti dell'anno 95. Al numero 24 l'intero album di Fiorello, Finalmente Tu, al numero 29 l'intero di Giorgia come Tell Me Louise, e al numero 44 c'è una compilation, il volume 2 di Alba compilation di interpreti vari, perché racchiude alcune canzoni che sono a un disco per l'estate, quindi le compilation ve le nominerò per questo motivo. Al numero 45 un'altra compilation, c'è i Parade Dance 2, come anche al numero 53 Discomania Mix 7. Al numero 56 c'è Hitmania Dance Estate, al numero 59 Hot Hits Dance 3, al numero 60 il Discomania Mix 8 e al numero 67 la Scatmania Compilation. Numero 68 ci sono i Pooh, l'intero album Buonanotte ai Sognatori, al numero 70 un'altra compilation si chiama Mix in Time, come anche al numero 77 Italia Network Compilation. Numero 81 Danzeteria 10, numero 88 Hitmania 96 e numero 94 Megamix Planet Compilation. Sono questi i dischi più venduti da un disco per l'estate del 1995. E il disco per l'estate del 1995, un disco per l'estate che, per riuscire a raccontarvi la storia di questo disco per l'estate, fate conto, ho aperto almeno 5 siti diversi dove c'erano appunto 5 blog differenti per riuscire a trovare tutte le notizie, perché non c'è una pagina ufficiale nell'album del disco per l'estate di questa edizione, quindi ho dovuto cercare quella notizie, e infatti purtroppo non tutto l'elenco completo delle nuove proposte sono riuscito a trovare, come purtroppo non riuscirò a realizzare una scheda dedicata al vincitore del disco per l'estate delle nuove proposte. Sto parlando di Leo Verde, perché non ha alcuna pagina dedicata, non esiste una pagina dedicata per intero a lui, ci sono qua e là delle discografie molto superficiali, ecco, quindi non riesco a mettere su una storia dedicata a Leo Verde, e non posso dedicare perciò a lui un unico vlog dove parlo della sua vita artistica. Lo potrò fare sicuramente sui vincitori della categoria Big di questa edizione, che non sono altro che Articolo 31. E quindi, anzi, lì diciamo che farò un vlog doppio, perché non soltanto Articolo 31 vi racconterò la storia del gruppo, ma anche del rapper J-Ax, perciò avrò da fare molto lavoro su questo vlog, assolutamente sì, per dedicare appunto al vincitore del disco per l'estate del 95 una scheda approfondita, molto approfondita. Comunque, se vi piace questo argomento dedicato alla serie appunto che sto portando avanti quest'estate, che è dedicata a un disco per l'estate, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che ne parla, racconto ogni vlog un'edizione, iniziandola al 64 e portandola in fondo, e nelle ultime edizioni che sto realizzando sono veramente difficilissime da mettere su, comunque arriverò fino al 2003 chiaramente a raccontarvi la storia di questa manifestazione. E se vi piace c'è la spin-off, la serie spin-off che è dedicata a tutti gli artisti che il disco per l'estate l'hanno vinta, alle quali dedico appunto una scheda, c'è un'intera playlist che ne parla, e sarebbe storia di cantanti e musicisti, state a vedere. Chiaramente non parlo soltanto dei vincitori del disco per l'estate, ma all'interno troverete tantissimi vlog che appunto raccontano la storia di tantissimi artisti italiani. Quindi bene, se vi fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale, io vi aspetto alla prossima volta. Ciao Dale!